Adesso è ufficiale. Per la prima volta in 12 anni al cinema non vedremo un film del Marvel Cinematic Universe. Dal 2008 al 2019, infatti, la saga supereroistica ci aveva accompagnato in sala con grande costanza. Purtroppo però la pandemia e il clima di incertezza che stiamo vivendo hanno interrotto anche questa decennale abitudine. Ecco più nel dettaglio che cosa è successo. Ovviamente ci riferiamo all'uscita di Black Widow, che è stata cambiata una seconda volta. Il cinecomic con Scarlett Johansson sarebbe stato l'unico film del Marvel Cinematic Universe previsto in sala per il 2020, ma adesso non è più così. Poche ore fa Disney ha ufficializzato lo slittamento dell'uscita, che passa dal 6 novembre 2020 al 7 maggio 2021. Scongiurata quindi l'uscita anticipata su Disney Plus, ipotesi che con il passare dei mesi stava diventando sempre più plausibile, ma che limiterebbe tantissimo le potenzialità commerciali di un film delicato, con il difficile compito di avviare la fase 4 dell'MCU e ravvivare l'entusiasmo per una saga ormai ferma da oltre un anno. Dopo il grande vuoto lasciato da Endgame e il primo passo in avanti di Spider-Man Far From Home, a Vedova Nera aspetta insomma una missione non proprio facilissima. Lo spostamento di Black Widow ricade inevitabilmente anche su due altri film del franchise Marvel. Infatti, Shang-Chi, il film dedicato al maestro cinese di Kung Fu, passa dal 7 maggio 2021 al 9 luglio 2021, mentre l'attesissimo Eternals, diretto dalla regista Chloe Zhao, fresca di Leone d'Oro a Venezia con Nomadland, passa dal 12 febbraio 2021 al 5 novembre 2021. Per adesso non è ancora stato confermato, ma riteniamo difficile che il terzo capitolo di Spider-Man con Tom Holland possa uscire il 17 dicembre 2021, ovvero appena un mese dopo Eternals. Invariate anche le programmazioni di Thor Love and Thunder, 11 febbraio 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 25 marzo 2022, Black Panther 2, 6 maggio 2022 e Captain Marvel, 8 luglio 2022. Mettiamoci l'anima in pace, perché ci aspettano ancora tanti mesi di attesa senza film targati MCU. Insomma, da quando Tony Stark ha schioccato le dita, il mondo non è più lo stesso. Voi siete dispiaciuti per questo slittamento? E qual è il film Marvel della fase 4 che aspettate di più? Fateci sapere la vostra nei commenti.